Dunque, allora partiamo dalla roba archeologica. Qui ci sono delle ancore romane, quindi siamo sempre nel periodo romano, e quindi queste sono di piombo tutte e tre, quindi ce n'è una pesante che è sotto, poi le altre più piccole. Questa è sempre di una imbarcazione piccola, però provi a sentire il peso. Questo è il pesce sega famoso, questo è dell'Oceano Indiano e questo è del Mar Rosso. Si vede la differenza tra un mare e l'altro, cioè qua nell'Oceano Indiano i pesci diventano più grossi, c'è poco, è così. Però insomma i pesci più o meno sono sempre quelli, ma c'è una differenza di volume, di grandezza di solito. Andiamo avanti, questo è un oggetto che mi ha servito molto, è un oggetto che mi ha anche inguaiato più di una volta, per la sua pesantezza, qua sono 70-80 kg, e questo è uno degli strumenti che servono sul fondo del mare, per due motivi, prima perché si va alla ricerca perché c'è un motore elettrico dentro, e poi perché ribaltando questo oggetto e addossandosi ad una parete, per se no ti porta via, e il getto è talmente forte di questa elica con elettrica che ti fa un buco in poco tempo nella sabbia, per cui se col detector, questi sono i detector, uno sente che sul fondo della sabbia, sotto sabbia, c'è qualcosa, allora o uno si mette a scavare con le mani, con i piedi, che ci mette un sacco di tempo, altrimenti con questo si riesce a fare un buco di un metro, anche più, di profondità dentro nella sabbia, nei sassi, tutto quello che c'è, in un tempo molto più breve, per cui mi ha servito molto e mi ha anche inguaiato per il suo peso, perché qualche volta è successo che per tenerlo erano problemi di... Andiamo avanti, questi sono i famosi detector, questi sono oggetti che hanno lavorato moltissimo e sono quelli che mi hanno aiutato a raccogliere questo materiale, specialmente il materiale del 400, perché il materiale romano non suonava il detector, perché è terracotta. A parte che alcune anfore contengono dei residuati metallici, cioè la sabbia aveva un po' di... e allora quelli suonano. Però comunque, insomma, queste invece sono le macchine fotografiche che io ho usato fino a 20 anni, 30 anni fa, le solite Nikon, le macchine più conosciute, però allora si andava a lampadine, adesso è cambiato tutto, quindi è tutta roba che non uso più, però l'ho usata per molto tempo. Ecco, questa è una cosa un po' fuori ordine, anzi sicuramente, queste sono maschere che si usavano una volta, e quindi gran facciale, qua arrivano dei tubi con l'aria compressa e così, sono cose residuate proprio di epoche remote. Ecco, qua per esempio ci sono tutti i piombi, io avevo inventato questo piombo, sono 12 kg di piombo, perché l'ho inventato? Perché questo era facile da sganciare, intanto avendolo davanti si lavora meglio perché si evita di avere tutto attorno che si gira senza volere sott'acqua, invece con questo, avendolo proprio qui davanti, per mantenere l'equilibrio in fondo a mare intanto che si lavora, e qua c'era un ferro, si sganciava se nella necessità, quindi una cosa mia, questa è una piccola invenzione mia che però ha funzionato. Questa mi ha inguaiato, questa è l'involucro di una cinepresa, che è questa. Questa macchina andava qua dentro, questa mi ha inguaiato veramente. Voi avete visto il filmetto della parte del lago Santo. Questo mi ha inguaiato perché era molto pesante e io la tenevo in braccio, no? Quando siamo entrati dentro in questo buco che abbiamo fatto,
nel lago, perché c'era uno spessore enorme di 1,5 metri circa di ghiaccio, per cui abbiamo faticato per fare questo buco. Finalmente l'abbiamo fatto. Allora io sono stato il primo a buttarmi, perché nessuno era mai sceso in un lago ghiacciato. E allora io mi butto con questa qua in mano, e poi avevo una lampadina, poi avevo altre cose. Solo che la mia muta, allora si usavano delle mute stagne, si era gonfiata, perché l'aria, andando buttandomi nell'acqua, l'acqua aveva schiacciato tutta la parte bassa e quindi qua ero diventato così, si era gonfiato. Allora io ho detto ai miei amici, datemi del piombo. Loro cosa hanno fatto? Mi hanno preso una cintura con altri 8-10 kg, me l'ha messa al collo così, perché non potevo fare diversamente, perché le mani erano impegnate. E quegli 8-10 kg, cosa è successo? Che l'aria è uscita di punto in bianco e io sono precipitato sul fondo con questo accidente qua. E non lo volevo mollare assolutamente, perché è una cosa preziosa per me. E quindi sono finito in fondo al lago, mi pare 28-30 metri, con questo aggeggio. Non l'ho mollato, perché ho detto, se lo mollo lo perdo. Difatti sono sprofondato nel lago, in fondo c'era tutta melma, per cui sono andato dentro nella melma fin qua. E io con la mia lampadina e questo qua che non lo mollavo, ero dentro lì e ho detto, capiranno che sono inguaiato. Difatti dopo un po' ho visto delle lampadine che arrivavano giù a cercarmi. Allora mi hanno preso il piombo che mi avevano dato e quindi ero nelle condizioni di poter continuare a fare il film, e questo è avvenuto. Ecco, basta. Questa qui invece l'ho fatta io. Questa qua è una cinepresa, direi che è la prima che è stata costruita in Italia, non so, adesso le fanno piccoline così. Ah, niente, mettiamo qua. E questa qui è stata costruita, questo per esempio era un oblò. Non era, tutte cose, questo plastica qua, allora avevano cominciato a usare questi prodotti qua. E allora io l'ho fatta, l'ho inventata. Questa l'avevo resa in modo tale, come pesantezza, che era, uno la poteva lasciare in acqua, rimaneva lì, perché era calcolato in modo il peso, beh, dopo tante prove. E dentro c'è una vecchia, una vecchia Eumig elettrica dentro, una vecchissima Eumig elettrica. Quindi tutte le volte bisognava aprire, cioè fare un filmetto 8 mm che durava 4 minuti, risalire, aprire il tutto e poi cambiare la pellicola. Quindi un lavoro bestiale, però ho fatto un sacco di film, quelli che lei ha visto, e sono interessanti proprio era la natura del modo del come si lavorava allora. Adesso ci sono delle macchinine piccoline così, fanno tutto e hanno degli obiettivi straordinari. Dunque, allora andiamo qua. Questa è tutta roba del galeone spagnolo. Ci sono ancora dei mortaietti rotti interi, così. Poi questo è un elmo, che non so di che materiale sia, perché non è ferro, perché sennò non esisterebbe più. E poi tante cose, appunto, sempre del galeone, qua c'è da scegliere, uno guarda, bisognerebbe tirare fuori pezzo per pezzo e dare una descrizione. Nel galeone, ecco, nel galeone mi è successo qualcosa anche lì. Sono rimasto incastrato, perché questo non è profondo, per fortuna, cioè siamo sui 28 metri. E nei primi tempi bisognava spostare dei massi di granito, anche grossi, grossissimi, ben più grossi di questa panca, perché erano rotolati sopra ai resti del galeone, per cui bisognava spostarli. Allora si lavorava sotto, siccome c'è una discesa lì, si lavorava in modo che questa massa potesse in qualche modo rotolare, quindi permettere di lavorare sotto la massa. È successo un pasticcetto, perché ero solo quella volta lì. Avevo un canotto sopra con una mia amica che non sapeva nuotare, quindi non poteva fare niente. E io ero con le mie bombole vecchie, vecchissime bombole, eccetera, che avevano delle caratteristiche diverse a quelle moderne, insomma, intanto. Vabbè,
quando sono sul fondo, a un certo punto, a forza di lavorare su questa cosa, questa massa enorme si sposta e mi viene su una gamba. E io l'avevo trovato di qualcosa, il detector l'avevo trovato. Solo che questa massa enorme era sopra la mia gamba e la mia gamba appoggiava sopra a una lastra di rame del galeone, per cui io rischiavo che questa lastra, adesso qua non c'è, ma comunque così, potesse tagliarmi una gamba, perché era proprio un pezzo di lamiera di rame, perché il rame è l'unica cosa che rimane in fondo al mare ancora attiva, sia roba romana che roba del galeone. E niente, lì è andata bene, al solito fortuna, che io sono nato fortunato, lo sono ancora. E quindi anche lì la fortuna, a forza di lavorare una cosa e l'altra, sono riuscito a sfilare la gamba. Al termine della bombola, perché la bombola stava finendo, quindi se non riuscivo a sfilarla, ma la gamba, non avevo più aria, che sarei morto là. E vabbè, andiamo avanti. Allora, queste sono anfore romane, vabbè. Ecco, questa è ancora roba del galeone, è inutile che vi descriva i particolari, perché queste servivano per coniare le monete, per esempio, questi oggetti piramidali. Cerca, ricerca, a un certo punto mi suona il detector e allora io comincio a scavare, ma non mi escono delle cose romane, un'ancora o qualcosa di romano metallico, mi escono delle palle. Qua ci sono qualche luna, no, sono nell'altro... No, giù, ve le faccio vedere giù. Delle palle di piombo. Ho detto, porca miseria, i romani non avevano questa roba qua. E quindi mi sono incuriosito, perché non era più una nave romana, ma era una nave di un'altra epoca. E allora ho cominciato a scavare, e nel tempo ho visto che era un galeone dalle cose che venivano su, per cui... dove c'era la roba romana era sui 28-30 metri. Poi si andava giù, e certe cose sono state trovate in profondità, molto più profonde. E le altre invece erano intorno ai 30 metri più o meno. Il galeone era finito proprio, non so come mai sia accaduto l'affondamento, perché lì non ci sono scogli, non c'è niente. Quindi quello, secondo me, aveva ricevuto delle palle di cannone o di catapulta da un'altra imbarcazione e era affondata così, perché lì non ci sono scogli. E c'è appunto questa discesa fatta di sassi, di granito, di massi enormi, e quindi a un certo punto io sono partito dalla parte più alta e piano piano sono andato sul fondo fino a queste profondità. Ecco, andiamo altrove. Ah, queste anfore sono molto belle perché sono greche, queste non sono romane, sono greche, sono cotte molto meglio e sono più raffinate, insomma, da una forma molto più bella. Dunque qua c'è una cosa unica al mondo. Ed è questa. Allora, la porto fuori perché qua... Questa è una bottiglia di plastica del 400, accomodatevi. Vi faccio il vento qua al sole, perché questa è unica al mondo, proprio. Allora, devo messa qua dentro perché delle volte... Ecco, era vino rosso questo, e poi adesso si è depositato, vabbè. È unica al mondo, perché nessuno ha mai... tirato fuori dall'acqua un'anfora piena di vino. Perché si è mantenuto? Perché le anfore di solito va a finire che si rompono, il mare, le onde no, perché sono profonde, però il rotolamento eccetera, e poi quando le anfore cascano in mare si rompono. Allora, questa qua invece, questa questa anfora si è mantenuta perché è finita sul fondo, probabilmente in modo abbastanza, insomma, non spaccandosi con le altre. E poi è stata ricoperta da oltre 2 metri, 2 metri e mezzo di sabbia. Ecco perché si è mantenuta. Difatti l'anfora non aveva incrostazioni, perché si vede che quando è andata sul fondo del mare, dopo, nel tempo, è stata ricoperta da uno spessore così, più o meno,
di sabbia, per cui si è mantenuta, perché altrimenti, ecco perché nessuno al mondo è mai riuscito a recuperare un'anfora piena ancora di vino, e quindi le anfore sono tutte rotte, o perlomeno non hanno più il tappo. Invece questa era perfetta, intatta, e allora tutte le cose qua hanno un racconto, ma se dovessi raccontarvi tutto questo, per carità, diventa lunga. E quindi niente, questa è una parte. Quel teschio lì non ha niente a che fare, Quel teschio lì viene da un'altra, viene da un'isola in Corsica, dove stavo cercando del pesce col fucile, ho intravisto sott'acqua, ma di poco, 4 metri, non di più, qualcosa di costruito dall'uomo, cioè una specie di entrata a qualcosa. Io subito, immediatamente, sono andato dentro. E poi ho visto che il cunicolo era un po' lungo, sono tornato su, ho preso le bombole e sono ritornato dentro. E vai avanti, vai avanti, vai avanti, a un certo punto mi trovo in una caverna, bellissima. E in questa caverna si poteva respirare, quindi mi sono tolto l'erogatore perché si respirava benissimo. Una caverna bellissima, c'erano le stalattiti, le stalagmiti, tutta quella roba lì che ci può essere in Corsica, perché la Corsica è valida per queste grotte. E a un certo punto ho trovato delle tombe, cioè non delle tombe, delle ossa con delle teste piccole come questa, di una persona adulta, e i femori lunghi così, cioè erano, ma non una, ce n'erano diverse di queste, teste piccole e gambe lunghe, non lo so, potevano essere donne, però insomma, io l'ho portata a casa, una testa e un femore, infatti questa è la testa e questo è il femore, e voi vedete appunto che c'è una relazione relativa, perché il resto niente, tutta roba. Qua ci sono delle fotografie d'epoca, di allora, fatte con le macchine avvolte nel cellophane, perché sennò non si poteva. Queste qua c'erano migliaia, quindi ecco, queste come si presentavano in fondo al mare. Questa è una nudista molto bella, e allora ho messo due cose belle una vicino all'altra, cioè una bella anfora e una bella nudista. Questa invece è una cernia, bella cernia, allora si potevano prendere. Questa è una di queste anfore qua, di queste qui, e qua sono io con un respiratore a ossigeno. Allora non c'era ancora l'aria, si andava, andiamo dietro molto, era semplicemente, si respirava ossigeno, che era una faccenda complicata anche lì, un paio di volte avrei dovuto morire, ma sono ancora qua. Sono i pesi fatti da me, fatti in casa, piombo arrotolato dentro e poi dopo legati con dei cavetti, dello spago. Questi erano i piombi di una volta, dopo li hanno fatti belli, ma questi erano i piombi di una volta. E niente, come dico, c'è da parlare per delle ore. Questa, guardate bene, questa, non questa qua niente, una squalo, ma questa qua è una cernia. Uno dice, impossibile. No, questa qui è la bocca di una cernia. Sentite i denti della cernia, piccoli piccoli, una miriade. Quindi questa è una cernia di oltre 200 kg. Rara, perché da noi quando arrivano a 40... e sono sufficienti, invece questa è proprio molto di più, oltre i 200 kg apparentemente. Allora ci spostiamo, passiamo da questo pertugio qua, ecco le chiavi le avevo preparate qua, facciamo così. Dunque, attacco la luce a regola, l'ho fatta io, quindi non è proprio, comunque funziona. Allora,
Io continuo la descrizione volante di tutto. Se mi devo soffermare, ecco qua ci sono dei fucili vecchissimi, ancora più vecchi. Ecco, questo è nato durante la guerra, quindi andiamo attorno al 42-43. E cioè è un aggeggio con dentro una molle inventato così. E questi invece siamo subito dopo la guerra, siamo nel 50. Questa è una meteora che ho recuperato su un ghiacciaio. L'ho vista cadere, sono andato, e c'era non solo questa ma altri pezzi anche grossi. L'ho vista proprio una combinazione, perché ero sullo Stelvio a 2700 metri, l'ho vista cadere proprio, l'ho vista cadere di notte. E al mattino sempre di corsa a vedere dove era caduta e c'era una meteora. Ecco, questi 5 vasi, questi invece sono di epoca molto antecedente al periodo romano. Qua andiamo addirittura, c'è scritto dei vasi simili all'epoca del bronzo, del ferro, non so, roba così. Anche questa è tutta roba che vedete che non ha incrostazioni, perché è stata trovata sotto dei metri di sabbia, per cui è rimasta intatta. Sono a guardarli, si rompono, vabbè. Però sono oggetti molto rari. È una cosa d'acqua dolce. In acqua dolce ci sono questi tipi di cozze qua. Ma questa è una cosa comune, non nelle nostre peschiere, però in peschiere molto vecchie dove qua ci sono le cozze così. Questa è un'ancora di sasso. Loro le usavano proprio come ancora. Quell'altra lì è un'altra ancora di sasso. E invece questa è un'ancora di piombo, ma sempre il periodo romano. Anche questo è un piombo di circa 100 kg che serviva a due cose. Serviva sia per mantenere l'equilibrio della barca perché era sul fondo, oppure come merce di scambio. Lo vendevano al posto di, non so, farinacee o così. Questa qua mi ha aiutato molto nella ricerca archeologica, perché è un'ala che ho fatto io personalmente, proprio tipo aeronautico, cioè gonfia, portante, per cui questa mi serviva trascinato da un motoscafo, da un canotto, a dire la verità, allora c'erano solo i canotti. E io con questa, che era legata a questi due affari qua con una corda, con questa io, con la bombola, riuscivo ad andare in profondità attorno anche ai 18-20 metri. E così guardavo, andavo, perché stavo andando, per cui era l'unico modo per poter fare dei percorsi lunghi in acqua, sott'acqua. E poi quando volevo salire bastava che facessi così e salivo subito. Quindi è una cosa che ho inventato io, ala subacquea. Non so se poi qualcun altro l'avrà inventata, ma io l'ho inventata prima degli altri sicuramente. Questa madrepola, che è una roba da mare caldo, perché è madrepola bella e vera, invece l'ho trovata subito fuori l'isola del Tino a Spezia. E quindi vuol dire, questa è roba vecchissima, è stata per combinazione a trovarla, che a quell'epoca, cioè non so quando, nel Mediterraneo, o perlomeno nella zona di Spezia, c'era della madrepola. E quindi è una cosa un po' fuori dal normale, perché uno dice l'hai portata dalle Maldive. No, è roba che è uguale, quasi uguale alla roba delle Maldive, ma l'ho trovata a Spezia. E quindi vuol dire che lì il mare allora c'era e faceva queste costruzioni. Andiamo avanti. Dunque, ecco le palle di cannone. Queste sono palle di cannone, quindi dell'epoca del galeone. Questo è un cannoncino del galeone, che a guardarlo si apre perché è di ferro purtroppo e non ha resistito, quindi questo è ferro, quindi o prima o dopo si apre e non rimane più niente. E queste sono le palle di questo, di cannoni magari più grossi, però questo cannone poteva lanciare questa palla di piombo, ecco, non di più. Questo è una nave romana, però è rimasto in queste condizioni. Si è trasformato, quando l'ho prelevato era sotto sabbia, per cui non era in queste condizioni. Poi col tempo qua in cantina è diventato così.
quello che avviene agli uomini a un certo punto, dopo un po' di anni che sono dentro nelle bare, diventano così. E questo invece era proprio un legno bellissimo, ma è andato in polvere. È andato in polvere. Dunque, allora, andiamo avanti. Ecco, questo è corallo nero. Vi faccio un pezzettino. Questo è il famoso corallo nero che serve per fare le collane, per fare quella roba lì. Ed è proibitissimo. Io allora andavo, quando andavo alle Maldive nei mari caldi, andavo via con un seghetto dentro nel costume. E quando avevo voglia di prendermi un ramo, me lo segavo e me lo portavo a casa. Adesso è diventato proibitissimo. Questo è tutto corallo nero, questo liscio normale, questo qua invece incrostato. Queste sono le conchiglie che erano attaccate in simbiosi con il corallo nero. Dicono che facevano le perle nere, io non le ho mai trovate però. Però insomma la conchiglia questa vive in simbiosi col corallo nero e non altrove, è una conchiglia proprio che vive solo sul corallo nero. Difatti la conchiglia è nera e il corallo nero è nero anche lui. Ecco, questa qui, anche questa è una cosa anomala. Questo è un precursore di una bomba tedesca che usavano nel 15-18, che si chiamava Shrapnel. Invece questa è sempre... No, questa qui è della nave Semyon, che ha affondato con i 700 marinai morti tutti, che andava alla guerra di Crimea. Qui, questo oggetto, è un oggetto che conteneva, in qualche modo, non so con che cosa, forse con delle cose di pelle, non lo so, tutte queste palle qua. Allora, l'oggetto aveva un perno con come uno stantuffo, lo cacciavano dentro nel cannone, poi sparavano col cannone ad avancarica, allora in avancarica, e partiva tutta questa roba qua. Cioè partiva un oggetto così, che quando arrivava si apriva e queste qua erano incendiarie. Difatti vedete tutta quella roba che c'è lì, è zolfo sciolto. Erano palle incendiarie, in modo che dove arrivavano, specialmente nelle vele, incendiavano le vele. E poi dopo i tedeschi, nella guerra 15-18, hanno inventato lo Shrapnel, che probabilmente l'hanno inventato conoscendo già quello che era successo nell'epoca remota. È un misto di un metallo che ha resistito, perché è roba romana, però era un secchio chiaramente. Quindi, siccome c'è del piombo dentro, non so che materiale sia, ha resistito, quindi sicuramente rame e piombo, non so se vadano insieme, ma si vede di sì, perché qua c'è il piombo perché è pesantissimo e rame perché sennò non avrebbe resistito. E quindi secondo me era un secchio, dove magari i romani andavano a prendere con un bicchiere, con qualcosa, bevevano, quindi pericoloso per loro, perché è roba di piombo. Piombo ce n'è senz'altro perché è pesantissimo. Queste qui sono tutte palle di cannone, cioè sono, il peso si sente, questo è un cannone e gli altri cannoni si sono disfatti completamente perché erano di ferro. Questo un po' si è mantenuto, però se uno lo tocca va in briciole. Questo era un cannoncino piccolo, probabilmente sparava delle palle piccole, anzi sicuramente ad avancarica era sul galeone. Questo qui è uno scandaglio. Allora, qui c'era senz'altro qualcosa da attaccare, poi c'era questo qua, o questo, in questo caso era questo, che serviva per mandare giù il tutto. E qui ci mettevano del grasso, perché se l'oggetto, tanto vedevano la profondità, e poi se l'oggetto veniva su e c'era attaccata il grasso della sabbia, vuol dire che il fondo era sabbioso. Se invece l'oggetto veniva su pulito, vuol dire che era roccia. Non so cosa sia. La roba del galeone. Non ho l'idea di cosa potesse servire questi due oggetti qua. Non lo so.